La prefettura ha organizzato, posso dire anche con una certa urgenza, una conferenza per chiarire e per così documentare le attività che si stanno facendo sul fronte di accoglienza profughi ucraini, è così? Sì, allora la prefettura come ufficio territoriale del governo sta raccordando a livello territoriale, a livello provinciale, in sinergia ovviamente con i sindaci, quelli che sono gli arrivi ovviamente documentati, perché adesso l'80% degli arrivi sono arrivi presso famiglie di ucraini. Abbiamo nell'ambito del CAS, che è il centro di assistenza di prima accoglienza, che viene gestito dalla prefettura tramite le cooperative che sono state contrattualizzate, è arrivata soltanto un nucleo familiare, una sola famiglia che ha completato la quarantena, e proprio oggi pomeriggio, proprio adesso penso sia in corso il trasferimento presso un appartamento, e quindi verrà avviato tutto quello che è il discorso gestito dalla cooperativa finalizzato all'inserimento dei bambini nel sistema scolastico, all'inserimento lavorativo e quant'altro, quanto appunto previsto al CAS. Abbiamo fatto ulteriori incontri che però finalizzati a supportare coloro i quali adesso fuoriusciranno dal sistema di accoglienza, fuoriusciranno in quanto sono venuti meno i requisiti che ne consentivano la permanenza all'interno del CAS. Queste persone non sono state spostate per fare posto ai rifugiati ucraini, lei ha sottolineato più volte, non ci sono profughi di serie A o di serie B. Assolutamente, allora ci sono delle persone che fuoriescono perché sono venuti meno i presupposti che li tenevano all'interno del CAS, poi ci sono altre persone che sono state spostate, ma non per fare posto a profughi ucraini, perché ribadisco, non ci sono assolutamente profughi di serie A e di serie B, ci sono profughi di persone che scappano, fuggono da situazioni particolarmente critiche. Abbiamo però dovuto riorganizzare i nostri centri per consentire di accogliere i profughi, che non sono solo gli ucraini, per i quali peraltro abbiamo fatto un'ulteriore manifestazione di interesse che è stata pubblicata 3 giorni fa sul sito della prefettura. Le persone che arrivano anche così con la modalità di ricongiungimento familiare, perché questo è accaduto nella stragrande maggioranza dei casi, devono essere denunciate in questura, la presenza deve essere denunciata e ovviamente anche in ASL. Sì, allora i profughi ucraini che oggi arrivano vanno nelle famiglie ucraine. È importante che si rivolgano queste famiglie immediatamente laddove non vi sia una stazione dei carabinieri o prima di passare in questura al sindaco, che è autorità di pubblica responsabile della sicurezza locale. Ne fanno la denuncia, denunciano che stanno ospitando A, B e C. E questo deve essere effettuato entro 48 ore. Il sindaco veicolerà la denuncia in questura. Entro 8 giorni dall'arrivo sul territorio provinciale, queste persone devono recarsi in questura all'ufficio immigrazione, perché poi è in questura che si avvierà quel percorso amministrativo finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno. Contemporaneamente, però, e questo è anche importante, devono recarsi anche presso l'ASL. L'ASL diramerà delle indicazioni ben precise perché si rechino presso l'ASL per effettuare i tamponi.